Buonasera Gennaro. Buonasera, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Ti sentiamo, ti vediamo, penso bene, no Mario? Sì. Magari un poco più alto l'inquadratura, ecco, sì, perché ti tagliavi la testa. Perfetto. La parte migliore, possiamo dire. Allora, com'è questo momento di fase 2 per te, per ciò che rappresenti? Ricordiamo che tu sei direttore dello Stabi Academy a Castellammare, dal punto di vista chiaramente sportivo, sei allenatore, sei membro AIC. Un tuo pensiero sul momento? Ma sul momento penso che sia caduta sulle nostre teste una bomba atomica, perché nessuno si poteva aspettare che nel 2020 ci si poteva ritrovare con una situazione del genere. È una situazione surreale, perché poi alla fine sono venute in mente quelle cose che noi facevamo tutti i giorni: gli abbracci, lo stare insieme, il socializzare, e da un momento all'altro è finito tutto. E praticamente, al di là di quasi 2 mesi di quarantena, oggi ci ritroviamo per strada, ma sempre con le dovute distanze, come è giusto che sia, finché non finisca questa pandemia che ha sconvolto il mondo intero. E poi per quanto riguarda il discorso sportivo, penso che per chi come me ha una scuola calcio e gestisce un centro sportivo, vi lascio immaginare tutti i ragazzi che stanno a casa e noi tutti allenatori che abbiamo dovuto, istruttori, abbiamo dovuto chiamare tutti questi ragazzi per stargli vicino e fargli capire cosa significava il discorso coronavirus, e tenerli a casa per 2 mesi penso che non sia facile. Adesso speriamo che, almeno come dicono le ultime notizie, che il 18 dovrebbe essere il giorno del ritorno un po' sui campi, anche comunque organizzato in un certo modo, però già il fatto di tenere sì, di normalità campi, non sarà sicuramente una normalità, anche perché tu lo sai, andare avanti. Il gioco del calcio è impensabile mantenere le distanze, allora sicuramente faremo dei... Abbiamo, se non sbaglio, non so se Mario mi conferma, abbiamo anche Salvatore Di Somma in diretta con noi, giusto? No, sentiamo mai. No, diciamo che ho atteso un attimo perché stavo un attimo impegnato, quindi 5 minuti sì, e lo possiamo richiamare. Se magari allora, possiamo tenere di Natale per Gennaro Ilso, li vogliamo tenere entrambi, dico io, li vogliamo tenere entrambi? Come sì, entrambi, perché penso che va benissimo anche al nostro Gennaro Ilso, sono due icone dello sport nazionale e stabiese, chiaramente tutti e due nativi di Castellammare. Cioè, volevo andare prima da Giovanni, perché Giovanni era già in coda da tempo, purtroppo, mi sì. Dispiace perché non è semplice amministrare tanti collegamenti. Giovanni, sia per Gennaro sia i vari messaggi dal web, e poi abbiamo altre domande anche di Natale. Mario, Giovanni. Sì, allora innanzitutto voglio leggere un messaggio che è arrivato in questo istante da Imma Pinacioffi, la famiglia del Mamma Mia sul lungomare di Castellammare, che dice, Pino in particolar modo, dice, ma quanto ti mancano i salesiani, caro Gennaro? Approfitto per salutare tutta la famiglia Cioffi. Ma vabbè, io e Pino siamo cresciuti ai Salesiani, e purtroppo io penso che gli oratori che sono sparsi per l'Italia, quelli che purtroppo oggi non hanno non fanno più attività con i giovani, mancano un po' a tutti quanti e servirebbero in questo momento. Ma io penso che servirebbero proprio per le nuove generazioni che vivono una vita un po' particolare, fatta di web, fatta di elettronica, e invece in quei tempi là a noi bastava soltanto un pallone, il vecchio Super Santos, e si riusciva a stare tutti quanti insieme, a socializzare e a fare amicizia. È quello che purtroppo manca un po' a tutti i ragazzi di oggi. La domanda invece che volevo fare a Gennaro, visto che torniamo un po' sul calcio, calcio o non calcio, perché siamo un po' divisi in questo periodo, ne parlavamo prima, non eri ancora collegato, della decisione della Germania che ha deciso di metà maggio di tornare in campo. Per te è una scelta più coraggiosa o scellerata in questo momento? Ma io penso che è una via di mezzo, perché ci vuole coraggio in questo momento qua a
a buttare tutti in campo pronti via tra meno di 10 giorni, e secondo me è scellerato da un lato, perché comunque non siamo ancora in una fase dove neanche gli scienziati ci stanno a capire qualcosina. Si riesce adesso, stanno iniziando a capire come funziona questo discorso di questo virus, però diciamo che risposte certe non ne hanno, né non ce ne hanno date, e allora sicuramente ci potrebbe essere il rischio di contagi, però ripeto, senza calcio si fa fatica a stare, quello è il problema, però davanti a tutto questo, agli interessi delle varie società, anche se c'è un indotto importante per tantissime categorie che gira intorno al calcio, però non so se ti ricordi, parlandone proprio oggi pomeriggio, facendo una prova proprio del programma, ci dicevi, in tanti, volevo andare proprio su questo argomento qua, in tanti parlano del calcio solo per i grandi nomi, però c'è un indotto di tantissime migliaia e migliaia, decine, centinaia di migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio anche per il minimo di stipendio. Faccio un esempio, l'esempio di Gattuso con Napoli, che ha destinato una parte del suo stipendio, se non sbaglio, proprio per pagare il resto delle percentuali che mancavano per i vari diciamo inservienti, coloro che lavorano attorno al calcio Napoli, no? E dato Mario, sì, ci sta ascoltando anche il direttore di Somma, che è in linea in questo momento. Salutiamo Salvatore, nel frattempo prima la risposta di Gennaro e poi sì, andiamo subito dal nostro Salvatore di Somma. Al di là del discorso che gira, perché poi parliamo sempre di gente che gira intorno ai club, stiamo parlando del Napoli, come potrebbero essere altri club importanti, ma il problema principale, secondo me, parte dalla C fino ad arrivare alle categorie dei dilettanti. È lì che secondo me la crisi potrebbe essere devastante, perché lì diciamo sono un po' i dimenticati del calcio. Purtroppo sono cambiati i tempi. Una volta in Serie C giravano tantissimi soldi, era in modo diverso, anche nel campionato di Serie D giravano tantissimi soldi. Oggi purtroppo non girano più, perché tutto è concentrato per i diritti televisivi alle squadre più importanti della massima serie, e purtroppo ci ritroveremo a vedere i campionati sempre con meno squadre, secondo me. Perfetto, allora vado da Natale Giusti, che aveva una domanda per Gennaro Iezzo, poi sì, ci sarà un'altra domanda per Salvatore di Somma da parte di Giovanni. Natale. Sì, Gennaro, qualche anno fa ho partecipato da giornalista a un clinic allenatori a Portici, dove tu eri uno dei relatori in quella circostanza, e mi colpì molto una tua frase quando dicesti: nel calcio italiano negli ultimi 15 anni si sono fatti tanti passi indietro perché c'è poca valorizzazione dei giovani. Voglio sapere se la pensi ancora così. Ma diciamo che oggi forse l'andamento è cambiato, nel senso che oggi forse molte società cerca di valorizzare i propri giovani. Però dobbiamo anche dire che comunque tutti questi giovani che vediamo in varie squadre non sono, cioè, forse il 60-65% sono tutti stranieri. Questo fa capire che comunque in Italia non si investe sul discorso settore giovanile. Ci sono 3 o 4 club, secondo me, che sono importanti, come l'Atalanta, l'Udinese, penso che il direttore ne saprà più di me da questo punto di vista, ma non sono, come vi posso dire, non sono come le altre nazioni, dove anche i club importanti non si creano il problema di buttare dentro un giovane se ha le qualità per farlo. Purtroppo è un peccato, ma io lo dico sempre, è un peccato soprattutto per tutte quelle società, quei club del sud, partendo dal Napoli, che diciamo il capofila della Campania, poi seguendo con Juve, Stabia, Salernitana e tanti altri, Avellino e compagnia. Purtroppo si fa troppo poco, e noi soprattutto nella nostra zona sappiamo che abbiamo tanti ragazzi che oggi militano in tantissimi settori giovanili importanti del nord. Addirittura c'è qualcuno come Gigio Donnarumma che oggi è, secondo me, è uno dei giovani portieri più forti al mondo. Questo fa capire che la nostra zona
è ricca di risorse umane importanti, però non si fa nulla e questo è un peccato. E io lo dico da stabiese, dico sempre, sì, che secondo me la Juve Stabia dovrebbe approfittarne di questa situazione che il Napoli non investe sul discorso settore giovanile, come non lo fanno la Salernitana e altre squadre. Castellammare potrebbe diventare un viva importante per far crescere, per crescere Stabiese e anche ragazzi campani. E voi siete degli esempi abbastanza lampanti, sì, da Salvatore a te, passando per tantissimi altri campioni e anche oggi tanti campioni che sono in Serie A e anche nelle altre categorie. Dovevamo vantarci che questo era stato un doppio collegamento voluto, ma in realtà è stato quasi involontario, perché siamo andati lunghi con il sindaco e con gli imprenditori in precedenza, però in questo momento è venuto subito in mente, proprio pensando al messaggio di Gennaro Scarfato, che in quella partita del febbraio 2006, da una parte c'era Salvatore Di Somma, ma dall'altra c'era Gennaro Iezzo in porta. Sì. Gennaro, quel gol, cioè soprattutto quando Romito fece quel passaggio indietro, cosa pensassi? Ma c'erano tantissime. Allora, secondo me lì ci ha fregato un po' il discorso del pubblico, perché il Menti era stracolmo, mai visto. Anche nei tempi passati, quando andavamo allo stadio a vedere la vecchia Juve Stabia anche di Fiore, cioè io non ho mai visto il Romenti così pieno, e si faceva veramente proprio fatica proprio a farsi sentire anche a un metro di distanza. Lì siamo stati, io ho chiamato la palla, gli ho detto lascia, falla passare. Lo stesso Gaetano Fontana, mi ricordo che cioè, sei solo, gli disse, ma lui non sentì e andò tranquillamente, fece questo retropassaggio in porta e consentì alla Juve Stabia di vincere la partita, e poi non ti dico gli spottò, sono durati per tantissimo tempo. Noi ci ricordiamo l'esultanza di Salvatore Di Somma, ci ricordiamo bene l'esultanza di Salvatore Di Somma, ecco, alla fine quasi la partita col gol. Sì. No, io volevo fare una domanda poi a Gennaro Iezzo. Ci siamo visti in occasione di Juve Stabia Pordenone l'ultima volta, cioè a fare un'intervista, no? Ci vediamo spesso, ma quella fu l'ultima sede ufficiale. Parlavamo un po' di questo dualismo Branduani con Russo, la possibilità di Branduani di riprendersi il posto da titolare. Alla fine sappiamo tutti che a posto di Branduani è arrivato Provedel. Te lo aspettavi una mossa del genere di Ciro Politico? Noi sinceramente no, perché è andato a prendere comunque un portiere di assoluto valore e anche molto giovane. Ah, vabbè, io penso che Ciro nella sua carriera ha fatto il portiere, sì, e penso che lui abbia l'occhio lungo sul discorso. Ma io penso che, allora, io conosco bene Danilo fino all'infortunio stava facendo veramente benissimo. Sì. Mi dispiace per Branduani che dopo un campionato, secondo me, che ha portato almeno 13, 14, 15 punti alla Juve Stabia nell'anno di C, e 15 punti per un portiere sono tantissimi. Mi aspettavo sicuramente un approccio diverso, però sono quelle annate strane che capitano purtroppo, e non è riuscito a rialzarsi, e mi dispiace. Però devo dire che Provedel l'ho visto ed ha tutte le qualità tecniche e fisiche, secondo me, per diventare un portiere importantissimo. Assolutamente. Un'altra domanda di Natale Giusti per Iezzo, e poi andiamo verso la conclusione anche con i saluti a tutti e due. Natale. Sì, Gennaro, volevo chiederti, nella tua grande carriera, qual è stata secondo te la tua parata più bella? Io ricordo per esempio il rigore parato a Kakà contro il Milan allo stadio Meazza, ma è solo una delle tantissime. Ricordarsi le parate, per fortuna ne abbiamo fatto un po' di parate, sì, abbiamo fatto anche un po' di errori, però sì, uno cerca sempre di ricordarsi le parate, ma non ti saprei dire. Il rigore è quello che la gente ricorda di più, sì, perché sai, è la massima punizione per quando il portiere riesce a parare, soprattutto se lo fai a un pallone d'oro, giustamente è quello che risalta sempre di più. Però devo dire, ci sono state 3-4 parate importanti. Io mi ricordo uno su Shevchenko quando stava al Cagliari, mi ricordo, sì, un bel intervento, ma ce ne sono, però se devo sceglierne una in realtà faccio fatica, non lo so, non saprei dirti. Un saluto, ma anche un pensiero su come sarà ora finalmente ritornare ognuno pian piano alla vita che ci aspettiamo tutti i giorni.
Ma come diceva il direttore, la prima cosa è quella di ritrovarsi tutti quanti insieme a salutarci come si faceva una volta, ad abbracciarci come si faceva una volta, e poi per noi che facciamo, che comunque viviamo di calcio, un presto ritorno sui rettangoli di gioco, questo è quello che mi auguro presto, e speriamo che si riesca veramente a sconfiggere questo male che ha colpito il mondo, e ci lasci un'altra volta ritornare a quello che eravamo fino a 3 mesi fa. Assolutamente, grazie a voi, grazie per le belle testimonianze che ci avete dato. Scusami una cosa, vorrei salutare Gianfranco Piccirillo, il grande Gianfranco. Gennaro, ti voglio bene. Gianfranco, Gennaro, e grazie a te. Grazie, ciao, direttore. Ciao, grazie, buona serata. Grazie.